Siamo a Livigno, mancano ormai 2 giorni scarsi all'evento che per la prima volta a Livigno, per ciò che riguarda lo sci di fondo, ospiterà. Stiamo parlando della Coppa del Mondo di sci di fondo, una sprint individuale sabato e una team sprint la giornata di domenica in tecnica libera. È tutto pronto, manca davvero pochissimo, sono stati davvero tanti lavori apportati in questo sito qua sulla pista di Livigno, ma tutto sta procedendo per il meglio. Proprio pochi minuti fa il presidente Luca Moretti ha ricevuto anche i complimenti della giuria, della delegato della FISA che ha potuto testare la pista e si è detto davvero soddisfatto. Un sogno, Luca Moretti, che si sta realizzando. Sì, fino all'ultimo, fino a che il sogno non è concluso, non possiamo cantare vittoria, però i complimenti da parte della FIS, quindi dall'Amplot, che è il delegato tecnico della FIS, sono ben voluti, da condividere soprattutto con i volontari, con chi ci ha messo tanto impegno per riuscire a allestire tutto questo in pochissimo tempo. È un sogno che si realizzerà, lo ripeto, al termine della manifestazione, perché Livigno ha sempre avuto un ruolo importante nel mondo del fondo, l'ha sempre avuto con i suoi atleti, partendo da Fausto Bornetti, Mariana Longa, oggi con la Silvestri e con il Cusini Nicolò, quindi stiamo facendo bene anche con la parte, diciamo, agonistica locale, però non ha mai avuto una gara di Coppa del Mondo. Questa è la prima volta nella storia, vogliamo fare una bella figura, stiamo facendo di tutto perché succeda questo. Abbiamo messo oltre a questo dei side events, quindi il concerto di Albano, il concerto di Tananai e un volo acrobatico con i piloti di Red Bull qui appunto sul campo gara di domenica, per dare quello che il fondo si merita, soprattutto questa nuova disciplina che è quella della sprint, nuova per, diciamo così, un pochino più giovanile, un pochino più apprezzata dal pubblico come me, che non capisce poco o niente del fondo, ma che riesce ad apprezzarne i valori, perché tutto si svolge all'interno di quasi 1 chilometro o poco più. Quindi bene, è nelle nostre corde questo tipo di eventi, nelle nostre corde questo tipo di eventi dinamici abbastanza vivaci, quindi cerchiamo di dare al fondo quello che giustamente si merita, cerchiamo di dare a Livigno una giusta connotazione, un giusto collocamento in quel panorama dello sci mondiale che ha avuto in passato e che negli anni ha un pochino perso, ma che vuole recuperare sia con questa gara che poi con gli eventi che ci porteranno le Olimpiadi del 2026, che saranno legati al mondo del freestyle. Diciamo che la squadra ha reagito bene, la località anche, stiamo creando un pochino di disturbo con le chiusure delle strade, con camion eccetera eccetera, però vedo che anche i turisti che sono qui, e sono tanti perché è un periodo comunque buono di presenze, lo stanno recependo molto bene. Spero che tutti possano venire a questo spettacolo sabato, domenica e poi prima ancora venerdì appunto il concerto di Albano, l'area Expo e il concerto di Tananai sabato sera, per concludere in bellezza con l'air show, la gara l'air show di domenica insieme alla gara di staffetta a squadra, insomma. Quindi tutto è pronto e tutto sta andando per il meglio. Esattamente, ci fa molto piacere aver letto nei giorni passati che Claudio ha scelto Livigno come suo weekend di gara invece che la Norvegia, quindi il suo campionato nazionale. Ci fa molto piacere perché nell'estate lui ha trascorso qui un tanto periodo, quindi si è affezionato a Livigno. Abbiamo il centro di preparazione olimpica del CONI che ha supportato la sua preparazione, come ha supportato quella di Pellegrino e quella di tanti atleti nazionali anche delle altre discipline. Quindi Acqua Grande, centro di preparazione olimpica CONI, che fa da contorno a tutto questo allenamento in quota, la altitude training che da anni riusciamo a sostenere e perseguiamo questo obiettivo negli anni, e l'estate la fa un po' da padrona. Quindi ci fa piacere che gli atleti quindi scelgano la località, che non è cosa migliore, anzi non c'è, come dire, sigillo migliore che l'atleta scelga una località piuttosto che un'altra, in questo caso la sua nazione, per gareggiare. Quindi ci insignisce di un bel valore, quindi saremo pronti e dovremo essere all'altezza. Che poi la sfida sia, è chiaro che le dita sono incrociate per i colori azzurri e per la bandiera italiana, però che vinca il migliore. Ed infine, Presidente Moretti, parlava di side event ed effettivamente c'è la presenza di una Tananai che fa la gioia dei più giovani, mentre Albano che richiama quella dei meno giovani, ma in realtà, ricordiamo, ovviamente Albano ha una risonanza internazionale. Quindi una scelta studiata questa? Scelta strategica studiata, sono stato un po' deriso, anche un po' preso in giro, perché io voglio sempre delle cose molto giovani, molto dinamiche, e mi hanno un po' preso in giro cambiando la rotta, ma è una scelta strategica per riuscire ad avvicinare quelle persone che sono qui presenti, in gran parte sono straniere, quindi tedeschi, belgi, polacchi, che
vedono in Albano il cantautore italiano insieme a Ramazzotti per eccellenza. Ramazzotti era stata la prima scelta e in tour Albano la seconda scelta, sarà qui presente, quindi cerchiamo di dare un po' di internazionalità. Il sabato invece presenza degli italiani, quindi Tananai riuscirà a sicuramente a farci ballare, a far ballare quelli un pochino più giovani, inteso come gusti musicali, non solo come età anagrafica. Quindi abbiamo fatto il tutto il meglio per poter essere presenti, e lo dicevo prima e lo voglio ripetere, per dimostrare che Livigno è in grado di fare queste cose e di farle alla grande.